Bene, rieccoci ragazzi, sono sempre io, Mr. Tyke, a questa quinta puntata di Icecraft. Non credevo che potesse arrivare alla quinta puntata, vi dico la verità. Ok, niente, allora, cosa abbiamo fatto? Allora, abbiamo fatto esplodere un creeper, abbiamo fatto un po' di casino. Lì nel frattempo avevamo un albero, quindi sì. Allora, per il momento ci fermiamo qua e sistemiamo un po' di casini. Allora, abbiamo della roccia e della terra, perfetto. Allora possiamo attappare perché ultimamente odio tutti sti casini. Allora, laggiù mi sa che non ci possiamo arrivare, quindi mettiamo shift innanzitutto. Un po' di roccia, la sabbia, dove possiamo metterla? Perfetto. Abbiamo tutto, che qua c'è un bel casino. Sono venuto apposta sulla neve per avere un bel lago ghiacciato, però sti faccia di merda di creeper me l'hanno lasciata, pensando anche alla mia inabilità ovviamente, eh? Non è solo colpa loro. Lo so, non è molto bello con la pietra, però è l'unica cosa che abbiamo. Ah, questo è il buco più grande, possiamo attaccare anche questo, quindi. E io faccio di tutto per finire la pietra, anziché consumarla nel modo consono. Facciamo un po'. Qua, se non sbaglio, c'era un bel po' di pietra. Tra l'altro ragazzi ho provato ad attivare la promozione Internet Play della Telecom per abbassare il ping, diciamo, il ping della connessione e funziona. E, a proposito ho anche caricato un video a riguardo proprio per farvi vedere che è valida come offerta e per il prezzo che è 3 € al mese veramente è una cosa ottima. Sul caricamento del video si è visto una differenza non radicale, però comunque c'è la differenza c'è. Ora ti dico dove cavolo devo andare a finire per prendere un po' di pietra. Potevo andare benissimo in miniera, così almeno ci facciamo un pezzo di puntata. Però abbiamo trovato anche del copper. Adesso giro ci scaviamo sotto i piedi anche se non è consigliabile. C'è dell'altro. Mi ero un attimo distratto col telefono a mettere la modalità silenziosa perché non vorrei che suoni. Lì non ce n'è più. Perfetto. Speriamo. Cominciamo a fare un po' di pietra, no? Niente, ok, possiamo tornare. Allora, stavamo andando qua, scusate, mi ero distratto come dicevo col telefono. Ok, ora ci siamo. Bene, ok, abbiamo fatto un secchio. No, facciamo un secchio al volo, così almeno facciamo ghiacciare l'acqua. Prendiamo del ferro, 3 di ferro, carbone ne abbiamo. Vai, cucina. Penso che basterà anche uno solo di carbone. Nel frattempo andiamo a fare l'albero, come vi ho fatto vedere nella scorsa puntata, così almeno possiamo ottenere il massimo della gomma. Poi basta semplicemente scavare qua nei bordi, poi il resto dell'albero cadrà da solo. Resto delle foglie.
Perfetto, era caduto anche un alberello se non sbaglio. Ho visto male? Ho visto male, che sfiga. Qua intanto ha fatto dell'altra gomma. Noi abbiamo l'estrattore di gomma. Ma figurati. Invece ce l'ha dato. Bene. E allora noi lo piantiamo. Uno, due, tre, quattro e uno. Bene. Mettiamo un po' di forza. Poi sistemiamo tutto quanto, ragazzi. Adesso non guardate il casino che c'è. Adesso è solo per giocare. C'è anche uno stronzo qua in giro da qualche parte. Dove si trova? No, c'è il ragno. Prendiamo il ferro. Perfetto, facciamoci il secchio. Perfetto. Mi devo preparare a tenere la spada in pugno perché mi spunterà. Sorgente d'acqua finita. E io sto mettendo l'acqua alla cazzo. Adesso pian piano si congelerà anche qui, visto che siamo nel bioma taiga, ossia quello della neve. Ok, si è stabilizzato tutto, ok, quindi adesso si congelerà e ripristineremo. Ecco, già qualcosa qua si è congelato, ripristineremo, diciamo, il lago ghiacciato, il magnifico lago ghiacciato. Ok, allora ragazzi, facciamoci una bella spada, perché ci serviva una spada, ma ne faremo anche due, va? Tanto poi abbiamo il sistema per... Sì, quanto sto facendo? Una ventina qua. Tante palle di neve ci mancavano. Perfetto, facciamo un piccone di pietra ancora. E ce la andiamo velocemente in miniera. Vediamo se ce la facciamo col tempo. La roba. Tanto le bistecche ci basteranno, credo. Sì, che la mettiamo qua, la pietra ce la portiamo dietro. E bastoncini, ok, carbone. Dobbiamo allargarci con la casa, ragazzi. Dobbiamo allargarci con la casa perché cominciamo a essere stretti qua. Facendo anche buio, a sentire le suono. Dai, andiamo a dormire velocemente, posso dormire di notte. Bene, allora io me ne vado. Io sono Mr. Tai, che è colui che morirà in 5 secondi, sicuro, eh? Fai vedere. Mi danno sempre uova, bene, bene. Però colesterolo al massimo. Sento zombie alle mie spalle. Io me ne scappo. Via. Via. Tanto nella miniera c'è luce. E va bene così, senza parole, di cantare. Chi è che la cantava? Vasco Rossi, ah sì, è vero. Domande e risposte da solo. Che tristezza. Allora, scendiamo giù di qua. Proviamo qua dentro. No, scendiamo, va. Non ci serve della redstone, quindi più scendiamo meglio è. Qua non c'era niente, c'era del carbone. Qua avevamo tappato. Bene. Qua? Ok. Scendiamo giù. Perfetto. Ma vaffanculo sti suoni. Scendiamo giù di qua, va. Avventuriamo. Eccolo. Oh merda, non l'avevo visto, l'avevo solo sentito. Sì, tanto ne vai giù tu. Mi metto una torcia. E attacco il buco e poi ti ammazzo. Tranquillo, senza fretta.
Vieni qua. Ta-dam! Fuori dalle palle. Torce immediatamente che al buio non ci voglio stare. Bella sta miniera. Bella, bella. Tin. Bene, mettiamo un po' di luci e poi scendiamo perché la cosa promette bene. Oh, potevo fare anche un piccone di ferro che è deficiente. Allora, raccogliamo questo ferro qua. Boh, ok. Carbone ce lo possiamo anche lasciare. L'uranio purtroppo dobbiamo lasciarcelo. Mettiamo una torcia qua per non far venire mob. Su di qui non c'è niente. Qua sotto ci sarà qualcosa. Prendiamo le due mortadelle. Perfetto. E qua non c'è niente. Non ce n'è più. Tin, molto utile. Io però non mi sento abbastanza illuminato. E adesso cado giù di sotto. Devo dire che è veramente grande come miniera. Questa qua sotto, eh. Se laggiù vedo della luce, mi sa che è della lava. E c'è una speranza di trovare della redstone per fare le benedette batterie. Basta che non mi arriva sopra perché mi cago addosso. Uè! Madonna! Ecco, l'avevo detto, mi sono cagato addosso. Vaffanculo. Faccia di merda! Me la paghi, eh? Questa me la paghi, eh? Questa me la paghi. Vaffanculo, mi sto a mangiare. Mi sono cagato addosso in diretta. Vabbè, letteralmente, ovviamente. Madonna! Pezzo di merda! Vabbè, stiamo facendo dei discorsi di merda. Che battuta appena proprio. Eccoli! Non è che c'è dietro. Vaffanculo. Bene, bene. Andiamo a ripulire il corpo. Però prima di scendere giù di lì, visto che sto sentendo tutti questi zombie, mi sa che è meglio che andiamo a vedere di qua se c'è un trap di spawner. Vediamo un po'. Puliamo al volo, però mi devo togliere la curiosità. A meno che io vedo con le torce. Ah, ecco, era il pezzo di prima qua giù che scendeva. Bene. Quindi la miniera qua è unita. Perfetto. Sì, è tutta unita. Bene, puliamo qua. E poi possiamo scendere. Vedi? Mai scavarsi sotto i piedi, se no facevo una brutta fine. Quindi qua non raccogliamo proprio niente. Qua diamo un'occhiata al volo. Dovrebbero essere le scale per scendere giù. Ui, molto vicino. Pure ci mettono anche questi suoni. Ma dove cazzo sei? È il tin, no? C'ha. Scendiamo giù piano piano. Illuminiamo quanto possiamo. Quanto più velocemente possibile perché avevo visto, ecco lui. No, ma qua non ci potete venire. No! Ah, c'è la lava lì. Bene. Per causa tua, di merda. Illuminiamo. Ragazzi, siamo finiti in una bella miniera, meno male, sono contento, così almeno non ci disperiamo a cercare minerali. Cioè almeno, penso. Per copper e io tra un po' qua mi perdo. Niente. Redstone! Eccoli la redstone, ragazzi. Abbiamo trovato la redstone.
Perfetto, perfetto. Meglio di questo non si poteva chiedere. L'importante è che non cadiamo giù. Niente, ragazzi, visto che sta per scadere il tempo, io tornerei alla base e andrei a prendere la redstone nella prossima puntata. Perché se no, qua facciamo la fine del topo. Ecco il perché. Vedi? Fatta apposta questa, ragazzi. Torce anche qui. Ci dobbiamo caricare di torce nella prossima puntata, me lo devo ricordare. Lì c'è un altro. Ah no. Ah, e devo fare anche un piccone di ferro. Mi sembrava un creeper questo. Bene, trovare il redstone così. Va bene, va bene. Dove saliamo adesso? Da qua. Devo metterci dei cartelli perché sennò mi perdo. Allora, saliamo. Oh, mi sono veramente spaventato con lo zombie, guarda, è una cosa pazzesca. Ok, adesso bisogna scappare a casa, eh. Buio pesto fuori. Dove stai andando? Ma dove sono salito? Ferro, wow. L'ho detto strano. Ah, sì, sono salito dall'altra parte, bene. Niente, torniamo a casa. Un uovo. Allora, sta diventando anche giorno, sta diventando perfetto, perfetto, perfetto. Ok, quindi non c'è bisogno che dormiamo nel prossimo video e possiamo recuperare del tempo. Oh, tre, non uno, tre che mi aspettavano, peggio della polizia. Peggio della polizia veramente, guardate ragazzi, è una cosa pazzesca, una cosa pazzesca. Via, via, subito a casa. Intanto lì il lago sta ghiacciando. Bene ragazzi, io con mio spavento massimo vi ringrazio per la visualizzazione. E niente, spero che vi sia piaciuto questo video e vi aspetto nel prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!